E ragazzi, eccoci di nuovo a San Gimignano. Oggi completeremo tutti i contratti d'assassino che ci sono. E dovrebbero essere, ragazzi, esattamente 7. Chi cazzo è che mi spara le frecce? Sto bastardo qui. No, però non lo uccido perché poi sennò sono ricercato e uffa. Anyway, partiamo dal primo, che si trova esattamente qui. Cioè, non è il primo, è quello più vicino. Dettagli. Ma è nostro cosa? Ma cosa è vostro? Là, addosso. È finita l'inseguimento. Fantastico. Grazie, grazie bug. Vabbè, oddio, beh, fossero questi i bug dei giochi che vengono dopo, saremmo tutti più contenti. Comunque, questo è il primo contratto d'assassino su 7, ragazzi. Invece che farli tutti insieme come abbiamo fatto la scorsa volta che facciamo questa campagna su PS4, li facciamo separati città per città. Comunque, questo si chiama Chi semina vento. E ovviamente, ragazzi, me li devo segnare, se no poi... Capite bene che mi perdo. Quindi, Chi semina vento sarà. Comunque... Individuiamo questo bersaglio famoso. Che si trova tipo in culo. Fantastico. Dai, non essere così stronzo però. Forse facevo bene a prendere un cavallo. Mi sa anche a me, sapete? L'area è riservata sempre solo quando fai le missioni. Ok, uccidi il bersaglio. Abbastanza easy. Si può fare così? Fantastico. È perfetto. Non mi avete visto, vero? Va bene, il primo è andato anche senza troppi problemi. Anzi, oserei dire senza nessun problema alcuno. E quindi adesso ci rechiamo a questo contatto d'assassino qui. Beh, perché il solito punto è quello più vicino. E mi pare anche doveroso andarci, se non fosse per il fatto che adesso non so dove risalire. Uffa. Perché ci sono alcuni piccoli punti d'accesso, però... A parte, beh, c'è la porta qui, per fortuna, ma... A volte devi... girarle le mura per trovare... il punto più basso dove poter scavalcare. Per fortuna qua c'è la porta, e quindi... siamo tutti più felici. Comunque, il primo su 7 è andato. Mi sembra di fare, ragazzi... mi ricorda molto quando si giocava ad Assassin's Creed 1... che si andava... a fare le indagini, i soccorsi, cose varie... Mi ricorda palesemente quel periodo lì. E vi dirò, un po' mi manca, eh. Nonostante tutte le sbroccate che ci abbiamo fatto su quel gioco, devo essere iper sincero, mi manca alquanto. E comunque, ripeto, rispetto agli Assassin's Creed nuovi, quello era oro che cola. Comunque adesso c'è il secondo. Ragazzi, io non me lo nascondo, me li sono segnati, perché sennò sarebbe impossibile. Il secondo è non sporcarti le mani. Ok. Ecco, l'ho rifiutato. Sono un coglione. No, sì, aspetta. L'ho rifiutato e mi ricarica il gioco. Ma ok. No, vabbè, è colpa mia, perché ogni tanto sono un po' mongoloide e allora le cose mi vengono così. Senza ragionarci, adesso ci sarà tutta la cazzina di nuovo. Di lui che prende il piccione, che gli stacca il biglietto e tutto quanto. Ok, adesso non la sbagliamo più. Non sporcarti le mani. Ah, 4 guardie da uccidere. Beh, chiedi all'esperto, vai.
avanti, su, non siate timidi. I ladri non mi servono. Minchia, ma sono lontanissimi. Alla faccia. Tutti i residenti in San Gimignano devono uniformarsi ai dettami relativi a... Ok. Ciao. Sei degno di un cittadino onesto, messere. E bisogna scappare subito. Regola fissa sempre. Quando uccidi, scappa. Io non so mica farlo. E neanch'io, però giocando riesco a farlo, capito? Sì. Allora, 1 su 4. Tu 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 tu. Non di qui. È in alto, ok. Sì, il mio cervello ci ha messo un po' a calcolare il fatto che potesse essere in alto. E vabbè, la scalata... No, mi sa che non è in alto, ragazzi, perché qua non ha il tetto piatto, questa. Quindi può darsi benissimo che non sia in alto. Invece sì. Oh, so io come ucciderti. So io come ucciderti. Lo so io. Basta che non mi fai fallire la missione. Che diavolo! Oh. Boom. Perfetto. Era quello che volevo. Vabbè, quando sei sopra le torri... È la cosa più bella da fare. Non puoi stare qui, torna giù o ti... Tu, zitto. Prima che tu mi aumenti il livello di ricercato, mi scassi il cazzo. Scusate il termine, però va detto. Da dove scendo? Di qua, per forza. Prenderò un po' di vita, ma vabbè. Ecco, devo risalire. Perfetto. Perfetto. Non so chi state cercando, messere. Ok. Vediamo una medicina proprio... per paraculo. Per paraculaggine prendiamo la medicina. No. Beh, un altro bersaglio da buttare giù. Il che non è male, eh. Oh, ma per nulla. Eccolo! Eccolo, eccoti anche te. Boom. 3 su 4. Giù. E il quarto su 4. Non riesco a capire che altezza sia, perché non è da sempre rosso chiaro, rosso acceso, e quindi sto cercando di capire, ma mi sa che è quello, perché quello sul tetto per forza. Di mio fratello a prezzi molto interessanti. Ti prego un po' di rispetto. Non sono vostro nemico. Non hai visto nessuno. Non puoi stare qui, vattene. Torna giù. Sicuro? Boom. 2000, in cassa, forza. Bene, non sporcarti le mani, è andato. E siamo sempre in zona, quindi è giusto rimanere qui. Andiamo col terzo su 7, siamo neanche a metà, ragazzi. Ormai non mi togli vita, mi sarei incazzato alquanto. E interagiamo. Questa si chiama rifornimenti su richiesta. Che poi sulla mia lista era il numero 6. Ma dettagli. Comunque bisogna trovare il membro della gilda e non so se pedinarlo oppure...
Che poi devi far pedinare. E una volta che è finito il pedinamento vanno uccisi, cioè, senza neanche aver mezza informazione, parlargli qualcosa. Grazie, scendi. Mi fa solo un favore. Non esiste una legge che preservi la decenza. Mazzo. Andare in giro così. Andare in giro così come? Stupido. Vabbè, e piano piano poi lo pediniamo, Con molta calma. Beh, quanto ci mette ancora sto pappone qui? Bello potersi mimetizzare così, bellissimo. Verdura! Verdura appena colta! Ok, credo che qui si possa tranquillamente tornare su. Sarà impazzito! Mi possono anche mettere seduto? Come prima, il problema di questa missione è il viaggio, principalmente, perché del resto sarebbe anche parecchio fattibile. Guardate che meraviglia, quest'agnello! Che meraviglia! Prezzi per nobili articoli, armature degne di un imperatore e della sua borsa. E noi che lo stiamo continuando a seguire così. Scusa. Stimati clienti, la mia merce potrà apparirvi costosa, ma vi assicuro che è senza pari. A fondo. Boom. Via anche dalle guardie. È tutto fresco, è tutto buono. Ok, è andato, però mi hanno dato un punticino di ricercato, quindi è anche giusto andarselo a togliere adesso. Scendi. Ehi, dov'è? Avete visto dove è andato? È andato a fanculo, è andato. Ok, va bene. Va bene. Bel mantello! Sembra un pollo che può farsi tirare il corpo. Stare qui! Laggiù! Là! Il miglior palazzo! Vito Duchi! Ok, allora facciamo mente locale un secondo. Qua quello più vicino è questo, palesemente, quindi è giusto andare lì. Se solo questi mi permettessero di farlo, non si sa mai. Diavolo! Vai, cominciate a lanciare sassi, vi prego. A posto, grazie. È qui! Bello! Un altro schiaffo della forza. Perché? Bastardo! Che stai facendo? Mai un giorno di quiete. Grazie. Si va sul quarto. Menar fendenti? La butto lì. Ci scommetto. Il mercato delle pulci. Ok.
Troviamo i due cospiratori e facciamoli fuori. Fatto anche la rima. Cadi pure in giro. Non è bene. Vi prego, commissario, sto solo tornando. Ma non ho fatto nulla. Madonna, che palle. Vabbè, ce lo togliamo qui, E ti muovi in uno però, che atleta. Ok, suppongo che senza ombra di dubbio ci sia da andare su. Fate sembrare facile. Non puoi stare qua su. Era necessario. C'è due cospiratori. Visto la partita. Fatemi avanti se sapete qualcosa. Meglio andare. Non scapperai della tua carcassa stanotte. Vieni qui. Boom. Alleluia. Mercato delle pulci fatto. Vabbè, uno in volo, uno così. Meglio di così che vuoi fare. Salasso la settimana, la vita è... Romperete qualcosa, idiota. Fermo. Romperà un osso. Udite, udite. Meno male che qua c'è il cospiratore, come si chiama. Lo corrompiamo. Gli si dà qua 150, 50, 500. Cazzo. Alla faccia. Vabbè, quello più vicino è sempre il punto di prima. Ne mancano tre. Siamo più di metà, ragazzi. Non puoi fare tutto quello che ti pare, idiota! Insisti, ti farò vedere quanto siamo ospitali dal presidente. Cos'ha per muoversi? E ridai. Ricercato di nuovo. Per aver inciampato addosso ad uno, ok. Un altro morti di vivo lo stacchiamo. Io scommetto su divieto di sosta. È menar fendente, è quello che avevo detto prima. Beh, comunque non è male fare le scommesse, ragazzi, Pensavo che tipo menar fendente o spettacolo lo mettessero in fondo, però vabbè. Anyways. Namo. Senza farti individuare. Maledizione, scendi di qui. Nessuno vi sta cercando, nessuno vi vuole, nessuno vi cerca. Quindi via di qui. Sapete, quelli in cima alle torri o per strada, easy easy. E sono quelli sui tetti che sono molto svegli. E quindi vanno saputi prendere con le giuste misure. Zitto, tanto l'importante è non farsi individuare dai bersagli poi dopo. Quel che importa è quello alla fine. Ok, qua già vedo qualcuno di papabile. Dovresti stare qui. Scendi o ti ammazzo. E si fa così. Più silenzioso di questo non penso cosa possa esserci. Nulla. Yo, bastardo. Dovresti stare qui. Ok, non ci sto, non ci sto, sì, non ci sto. Però quasi quasi faccio così, sai? Qualcuno dovrebbe intervenire. A posto. Dimmi che funziona il coltellino. Dall'acqua. Dimmi che funziona. Fermati. Fermati.
Boom. Perfetto. Perfetto. Ok, uno sarà sicuramente sopra la torre, quindi... Quindi, ragazzi... Con parecchia attenzione andiamo a uccidere gli altri. Oh, che assist meraviglioso. Perfetto. Udite, udite, per ordine dello stimato consiglio di Firenze, la decima sul raccolto di... Cazzo. Ok, ok, si è liberato degli amicini. E si verseranno tre quattrini per ogni stomaco. Ah, ok, perfetto, perfetto. Ripeto, l'importante è che non mi individuino loro. Poi dopo del resto si può far tutto. Grazie davvero. Lo abbiamo trovato, ragazzi. Stiamo attenti. Non si tratta che di un assassino che porta morte e distruzione ovunque. E lui scappa. Mi pare anche giusto che tu scappi, sai. Va bene, rimane uno solo. Non devo corrompere il tizio perché sono poco ricercato. Però tu quasi quasi mi sa di sporco, quindi nel dubbio ti faccio fuori lo stesso. Adesso comincia un bel viaggio, sapete? Sulla torre qui comincia veramente un bel viaggio. Una cosa da fare potrebbe, ecco, esattamente essere questa. E mi sa che invece non basta. Però questa sì. Ok, l'ultimo, se lo fallisco, mi uccido da solo praticamente. Perché tipo sarebbe da super fessi fallirlo adesso. Boom. A posto. Menar fendente è andata. Ne mancano esattamente due, divieto di sosta e spettacolo. Oddio, pensavo andasse nel vuoto perché ne ha saltato uno di mucchio di fieno, vabbè. Qua è gara, qual è più vicino, quindi forse questo, direi. A tutti gli allevatori di cavalli, stalieri, conducenti di carri e cavalieri! Perché? Che cosa vi ho fatto? Che cosa vi ho fatto? Rompi il cazzo! Sì, è semplice il binomio. Ma che succede? Mi romperà un osso. Per me devono capitare. Ok, allora dove si va giù? Divieto di sosta. Ci avrei scommesso quasi quasi. Non l'ho detto, ma io pensavo a quella. Non lo dico per comodo, ma è vero. Ok. Ah, 5 minuti abbiamo di tempo. Cioè, anche meglio così. So che la missione non dura tantissimo. Sono tre bersagli. Ci può stare. Ah, ma è fuori dalle mura. No, mi serve il cavallo.
palese. Ma che cazzo faccio senza cavallo? Muoio senza cavallo, ragazzi. Muorissimo senza cavallo. Oh, ne è spawnato uno, grazie. Grazie. Adesso si ragiona. Scusa. 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 Noi famo così. No. Boom. Buono. Via. Siete condannati. Sono solo di passaggio. Ne monta sul cavallo. Che culo che non mi ha preso. Via. Darsela a gambe. Stava per portarmi a Firenze, ma ci ha fatto lo zoom come se partissi. Bellissimo. Che dove cazzo mi state portando? Ok, lì. Sta mandria di persone che parte. Via. Siamo a metà tempo, siamo in ritardo, però ce la faremo. Qualcosa di fuori. Oggi morirà. Stacca. Si stacca. Perciò non corriamo rischi. Due, via. Aspettiamo il momento. Via. L'hai preso più che altro. Ah, abbiamo il livello massimo di ricercata. Adesso si ride. Vabbè, due minuti per uccidere il terzo ci sta. È per il settimo che sarà spettacolo, che dal nome sa che sarà una missione abbastanza tosta. Dovremo anche resettare tutto quanto. Allora, non lo vedo. Facciamo il giro. Si fa così. Si assoldano. Bene. Dov'è il tizio? È laggiù. E quindi si fa combatti. E si fa così. Ecco, era la lama avvelenata, però vabbè. Ma è morto? A posto. Giustiziato. Ok, il nostro livello di cercata è abbastanza critico. Quindi ciò significa che non posso neanche stare qua a perdere tempo a combattere con tutti. Quindi direi che ce la possiamo dare a gambe. Bisogna resettare tutto quanto. E bisogna anche fare l'ultimo contratto di assassino rimanente. Eh sì, sono durati un po'. Va detto, sono durati un po', però sono stati anche abbastanza belli. E io dall'ultimo, dato che si chiamerà appunto, come detto, spettacolo, mi aspetto un contratto d'assassinio con i controcazzi. Non devi uccidere il civile, coglione! Ti prego, basta. Non sono vostro nemico. Uccidere il tipo, il tizio lì, il tizio lì, il tizio lì, il tizio lì. Ok, meno 75. Subito! Che bestia! Ma madre, meglio non sentire. Questo è troppo. Dio del cielo. Ah sì, mira, con quella faccia starebbe bene in cima. Ma dov'è? Come sono crudeli con queste frasi. Anyway, tanto mi posiziono qui.
non lo trovavo. Là, addosso. Non lo rivedo. Non passerai. Corre un bel rischio. Ciao. Vabbè, tanto abbiamo riazzerato, poi dopo si penserà al resto, tipo adesso. Avete forse bisogno di un medico? No. Tu? Ok. Ed eccoci all'ultimo. Spettacolo. Carne, carne fresca. Individuo il bersaglio, facciamolo fuori e chiudiamo questa storia. Scusate. Ah, sei tu il non combattente. 2500 in tasca. Via. Contratti di assassinio di San Gimignano giungono al termine. Fatemi almeno liberare di questi stronzi. E ci siamo, signori. Ci siamo, siamo, siamo. E ragazzi, i contatti di assassinio giungono al termine.